well, it's her story there. She had quite a hard life. But another part of the things that I could include in this is like the small catalog. Again, it was a catalog that I turned into a book. That is what I did with the Afronauts also. So this is actually the first book I made. And it's still just 10 euros. So another aspect that I could add, another layer that I could add to my approach to prostitution is something that I could not have added in a normal edit and publication in a magazine, is this hypocrisy there is, especially in newspapers. If you go to page 34, you see the news and there is the police going to a brothel, and because there's this mafia, Romanian mafia and things like that, so you have bad news related to prostitution. But if you keep on turning the pages, you find this advertising of prostitutes. So in page 34 it's evil, and in page 80 is like yes. So this is something, this is an idea that tells a lot about prostitution, and you cannot explain just with a series of images and a text. So using not only an exhibition but also a publication allows you to add all these layers. E quindi in pratica questa pubblicazione, che poi è nata come un catalogo ma è diventato un vero e proprio libro, riporta la storia della vita difficile di questa Paola e con il vantaggio che in questo libro ho potuto aggiungere, ho potuto utilizzare tutto quello che mi veniva in mente, tutti i concetti che possono essere legati all'idea di prostituzione. Per esempio, a pagina 34 ci sono dei trafiletti di cronaca nera in cui la prostituzione è vista come un qualcosa di cattivo, come un qualcosa riportata nelle cronache negative di una città, mentre invece un paio di pagine dopo abbiamo la pubblicità, una pubblicità sulle prostitute, quindi c'è l'aspetto, diciamo, buono della prostituzione, per cui sia attraverso una mostra che attraverso una pubblicazione si possono mettere insieme tutte queste idee per riportare la realtà, però sotto punti di vista differenti. So what actually happened is I thought I was disappointed with photography, but I was not. I was still discovering more and more potential in photography. I was like really, really excited with the medium. What I was really, really disappointed with is about the media, like newspapers and magazines. It's terrible. It's terrible what they do. They simplify things in such a way that it is affecting photography, and I think it is very sad. So after 7 years in Alicante as a staff photographer, I had to leave because I was becoming a very miserable person and I was always complaining. Photojournalists always complain about everything, and I was becoming one of that. So one of those. So I decided, okay, I need to quit. Plus I was getting old and I didn't see myself with 50 years old with a motorbike just running to get some picture of someone signing a document. It really made no sense. So I just quit my job. I took like a sabbatical year, and instead of complaining, I just decided to give myself a year of utopia. Just imagine everything is as you like. What would be the perfect story in the perfect world? What would be the best? And that is what I did. If it doesn't work, I can come back to the newspaper because I have my position there. And if it works, I am here. So quindi che cosa è successo? Con questi diciamo, lavori sperimentali stavo scoprendo sempre di più il potenziale della fotografia e nel frattempo diventavo sempre più delusa dai media perché i giornali, le riviste tendono a semplificare e soprattutto mortificano la fotografia. Quindi dopo 7 anni di questo lavoro ad Alicante me ne sono dovuta andare perché mi ero intristita, mi stavo svuotando e a un certo punto mi sono detta io devo andarmene perché non posso invecchiare in questo modo, non posso invecchiare ad aspettare, aspettando persone fuori dalla stazione di polizia per anni. E dopo aver lasciato il lavoro, invece di lamentarmi, ho deciso di darmi un anno di tempo per vedere se potevo fare il lavoro di fotografa come lo intendevo io. E quindi mi sono detta prenditi questo anno, se le cose vanno bene, bene, e sono andate bene, se no torni a lavorare al giornale. So I was working with a gallery that first showed the Spam series and they wanted to do another exhibition.
And they wanted to do something in photography with fact and fiction and funny. So I was doing research on strange experiments in the 40s and the 50s, like trying to find stories that are real but unbelievable, or stories that are completely false but people tend to believe. False stories that people believe is a spam, and real stories, unbelievable real stories, is the ones that I was looking for. My intention was to document weird experiments at the beginning of psychology of behavior. In the 40s and in the 50s in the US, they were doing like really strange experiments, like, for example, training pigeons to play ping pong, all sorts of crazy things. And these are things that really happened. That was science at the time. And I thought, like, if I take a picture of two pigeons playing ping pong, it's going to be a real document about something that really happened, but it's completely nuts. So doing the research, I ended up in a page. When I say research, you need to understand that my research is not going to the library and staying there for hours. I just go to Google and type freak whatever, freak or weird experiments, so freak experiments. And then I go to all these strange pages that are completely, that are really, really funny, and that is where I found my stories. So I ended up in one of these funny pages, and there was a list of the 10 most crazy experiments in time. And the first one on the list was a Zambian space program. And it was a link to a video and to an interview to a certain Edward Makuka, who was actually had a space program in Zambia in 1964. Quindi ho cominciato a lavorare con una galleria d'arte e questa galleria d'arte voleva fare un'altra mostra originale. In quel periodo io stavo facendo una ricerca personale sulle storie incredibili, quindi storie vere, incredibili, difficili da credere, oppure storie false alle quali la gente crede, per esempio gli spam sono storie false alle quali la gente crede. E io, il mio intento era quello di documentare l'aspetto psicologico, l'aspetto comportamentale delle persone, per esempio, non so, davanti a esperimenti strani come addestrare piccioni a giocare a ping pong, se io avessi fatto una foto in cui mostravo dei piccioni che giocavano a ping pong, la gente ci avrebbe creduto. E quindi ho cominciato ad approfondire la mia ricerca, naturalmente non in biblioteca ma su Google, e ho cominciato a digitare ricerche strane, ricerche buffe, esperimenti strani, e ho trovato moltissimi link. In uno ho trovato l'indicazione dei dieci esperimenti più pazzi del mondo, e a un certo punto ho trovato un link ad un video e ho trovato un'intervista ad un certo Edward Makuka che aveva un suo personalissimo programma spaziale, programma di esplorazione spaziale. So I think I will always remember the moment that I click that link, because it brought me to a page, a YouTube video, and I was myself trapped in the game that I wanted to play, to invite other people to play, because I saw the videos like, wow, this is really well done. It's completely fake, but it's really well done. It's like, no, wait, it's true. No, but it's impossible. It's Africa to the space. It's impossible. No, but it's true. So I was myself, it took me a lot of time, like watching the video two or three times before I could decide if it was true or not. And what struck me at the time is that why don't I believe that it's true? I mean, it has everything to be true, but the only thing that doesn't work and the only thing that makes me not believe that it's true is that it's in Africa. If it was in Germany, it would have been like one more document, but because it's in Africa, it's impossible. And when I realized that, it was like, okay, this is like the perfect story, not only because it allows me to play with fact and fiction, but also because it allows me to talk about Africa from a different angle. And after all, I want to change the world. So, why don't it's the perfect story. E quindi io ricorderò sempre il momento in cui ho cliccato il link e ho cominciato a guardare questo video. Sono rimasta intrappolata nella stessa trappola che volevo tendere alle persone, al mio pubblico. E il video era fatto benissimo e ho dovuto guardarlo 2 o 3 volte per cercare di capire se fosse vero o falso. A dire la verità sembrava completamente vero, però l'unico motivo che mi ha spinto a pensare che fosse un video falso era che fosse stato girato in Africa.
Sicuramente se fosse stato girato in Germania avrei detto che era vero, però per il solo fatto che era stato girato in Africa era impossibile. E mi sono resa conto però di una cosa, che guardando il video da un'altra angolazione, quindi se fosse stato un video girato in Germania, avrebbe avuto un significato diverso e un senso della realtà diversa. E poi mi sono anche detta, ma io non volevo cambiare il mondo, quindi ho cominciato a vedere le cose in maniera differente. So, obviously I was going to talk about Africa, and I am not African. And I had been to Africa just 2 weeks in my life to do the spams, and I said to myself, I'm never coming back, because it was really difficult to work there. So I wanted to be honest, and I didn't want to fall into the, oh, these poor Africans. No. The only honest way to approach this story was to document my cliché and to document myself. In a way, document what happened to me the first time that I saw the video. So if people told me, no, you are being racist because you're making fun of Africans, it's like, no, I'm being honest. That is the image that comes to my mind. And it's not because I am a racist person and I was born like that. I am the result of many years of images that have been coming to us on the movies, on the TVs, on the magazine, on everywhere, telling us that Africa is about lions in the desert, Maasai jumping in the Kalahari, and elephants, and the sunset, and wars. And wars and people struggling. Because that is what we understand of Africa. I mean, it's very easy. You go to Google, and you type Africa, and click images, and you can spend 30 pages before you get some information that is not about sunsets and elephants. So I think that is something we need to document. That is something we need to be aware of. So I identified my clichés about two big subjects that I am not a specialist in, that is Africa and the space race. And I just decided to put these two clichés together and shake well and create images that have 50% of each. Quindi, in effetti, mi sono trovata un po' spiazzata, anche se non conoscevo benissimo l'Africa. In Africa sono stata soltanto 2 settimane e, se devo dire la verità, non ci tornerò più, perché lavorare in Africa è molto difficile. E io non voglio cadere nel luogo comune, oh, povera Africa, come sono arretrati. Qualcuno mi ha anche detto che non devo essere razzista, ma io in effetti non sono razzista, sono semplicemente realista. E se noi associamo delle immagini all'Africa, queste sono tutte immagini dei Maasai, del Sahara, dei leoni, e tutto quello che noi, tutto quello che forma il nostro concetto di Africa, in effetti è formato da queste cose. Se voi digitate su Google, se andate su Google Immagini e digitate Africa, dovrete scorrere pagine e pagine prima di trovare qualche immagine diversa rispetto ai tramonti sul Serengeti. E quindi io in quel momento mi sono trovata ad affrontare 2 argomenti che io non conoscevo proprio, l'Africa e i viaggi spaziali. Quindi ho dovuto cominciare a vedere le cose in maniera un po' diversa. So, I came back to my drawing skills, so what was left of that, and I started doing the same thing as I did with the spams. It's like, how do you imagine an African space program? So I started drawing my imaginary African space program, and it is very simple. I didn't want it to be very complicated. Is it really easy to understand, because it's popular culture? And again, I don't want to fall into these very conceptual messages with photography. Photography for me is like a communications tool, and if you don't understand, it's a failure. So it is very simple. I need a spacesuit. How can I turn a spacesuit into an African spacesuit? I just use African fabric to do a spacesuit. Everything was done in a very domestic way. I asked my grandmother to make a spacesuit. This is like a street light bulb that I had to cut to have the hole bigger so I could put someone inside. The models were found on Facebook, just friends of friends of friends, because I didn't have any black friend at the time. Now I have lots. So it was just creating ideas, like small ideas, like in small frames, as you would use in a cartoon.
Quindi ho cercato di fare lo stesso lavoro che avevo fatto con gli spam e mi sono chiesta prima di tutto come immagini un programma spaziale africano. Quindi ho cominciato ad immaginare questo programma spaziale africano e ne è uscita fuori una cosa molto semplice, come potete vedere in questa foto. Ho cercato anche di immaginare come potesse essere una tuta spaziale africana e mi sono detta sicuramente con tessuti africani, quindi ho chiesto a mia nonna di fare questa tuta spaziale africana. E poi vedete il casco, the next one, mm-hmm. or the previous one. il casco, e naturalmente ho dovuto mettere una persona dentro questa tuta e dentro questo casco. Questa persona è stata trovata su Facebook tramite amici, anzi amici di Facebook, perché all'epoca non avevo amici di colore, mentre adesso ne ho tantissimi. Quindi mi sono limitata a creare delle idee, a mettere in pratica le idee che avevo creato. So you can see that if I show you the drawings that I made in my notebook, they are exactly like that. It's just a straight line and someone climbing. So I just had to find the locations and the models and cross fingers for having nice weather. Everything was shot in Alicante. Most everything is shot in Alicante because Alicante is very dry and it looked a lot like Africa. So why go into Africa? E quindi posso dire che se vi mostro i disegni che avevo fatto a mano, sono esattamente così come queste foto. E naturalmente per mettere in pratica i miei disegni ho dovuto trovare i modelli, ho dovuto trovare le attrezzature, ho dovuto trovare il luogo adatto, che poi alla fine ho trovato a casa mia, perché Alicante presenta un paesaggio che è molto lunare ed è anche molto simile all'Africa, quindi ho potuto fare le foto direttamente a casa mia senza recarmi in Africa. So the series is mainly composed of all these symbols of both Africa and the space race, the flag. The official version is that there is a flag with stars and stripes on the moon. That is my version of the stars and the stripes. So it's always like half dignifying and also funny, because I think sense of humor is essential to understanding the story, at least for me. I always try to bring everything to something humoristic. E naturalmente ho dovuto utilizzare tutta una serie di simboli, primo fra questi la bandiera. Questa è la mia bandiera, la bandiera che io ho disegnato, ed è la mia versione personale della bandiera stelle e strisce. Se vedete ci sono sia le stelle che le strisce. È un po' buffa come bandiera, però io credo che il senso dell'umorismo sia essenziale per capire il significato di una storia. So I think you also, well, I also started to look around me, trying to find things that you're used to see, but that in a different context would mean completely something completely different. Obviously, the elephant is one strong symbol and icon of Africa, so I needed to add an elephant. So I went to the local zoo, and because I was working at the newspaper, I could enter anywhere because I call, no, I come from the newspaper, so they think I am going to do a story about the zoo, but then I come with an African astronaut and they say, what are you doing? It's like, just don't ask, it's for the newspaper. So I just enter the zoo, and the elephant is actually a very strange animal. We're used to seeing an elephant and understanding it's an elephant, but if you really look at it, forget it's an elephant, it's really weird, the skin and it really looks like an alien. E quindi ho cominciato a guardarmi intorno e a vedere le cose, le stesse cose in contesti diversi, e mi sono resa conto che queste stesse cose in contesti diversi avevano caratteristiche completamente diverse da quelle che noi conosciamo, in effetti, che noi percepiamo normalmente. E tornando al progetto spaziale, per quanto riguarda l'Africa, io avevo bisogno di un altro simbolo, avevo bisogno di un elefante, per cui sono andata allo zoo e ho fotografato questo elefante e mi sono resa conto di una cosa: noi siamo abituati a vedere gli elefanti, quindi sappiamo che un elefante è un elefante e sappiamo che è così. Però se ci distacchiamo dall'idea che questo animale è un elefante, quindi se ci distacchiamo dal concetto di elefante, cominciamo a renderci conto che come animale è un animale molto ma molto strano. So the funny thing that happens when I show this image is that many people, and I think I have had this this comment at least 10 times. People who point on the fact that it is not an African elephant, that it is an Indian elephant. And it's like, come on, don't you see the Afronaut? They just keep, the reaction is that they really
need to find some truth in the image always. They need that. Because the way we consume photography is that it's always true. So they see a mistake and they like, oh, it doesn't work. Oh, there is a mistake. When actually, it doesn't really matter if it's... I'm saying there is an elephant in the moon. But they still say, yes, but it's an Indian elephant, not an African elephant. So it's one of the funny things of how people react to the series. Quindi è stato buffo quando ho mostrato questa immagine. Una delle reazioni che ha suscitato è stata quella di farmi notare che non fosse un elefante africano, ma un elefante indiano. Ora, credo che sia insito nell'essere umano il tentativo di trovare un errore per avere la certezza che quello che stanno guardando è qualcosa di reale. Non si sono posti il problema dell'elefante che era sulla luna, si sono posti il problema dell'elefante che era un elefante indiano piuttosto che di un elefante africano. Che hanno detto del vestito del astronauta africano? Nobody said, about it's normal, it's fine. This is normal. Astronauts can be dressed like that as long as the elephant is African. So quindi nessuno ha detto niente sul vestito, sembrava tranquillamente un vestito normale, una tuta spaziale normale. L'unica cosa che non è piaciuta molto era che l'elefante fosse indiano e non africano. So there is this, I am showing you the images, but what is really important in the book, I will talk about the book and why I did the book later, is the sequence. It is very important how the story is told. Because, for example, if I had put the first image of all, the one with the big helmet, this image, just by seeing that image, you understand everything. You understand it's space, you understand it's Africa, you understand all the story. All I wanted to say is condensed in that only image. So this image is in the book, but hidden in a way. It is not very obvious because I had to keep it, otherwise I was giving everything away. And it is very important for me, extremely important, the edit and how you play with what people expect from photography. So I always play with that. È una cosa molto importante nel libro e la sequenza. Se io avessi messo come prima immagine l'immagine che c'era prima con l'afronauta nel casco, si sarebbe capita tutta la storia, che era un libro che parlava di una storia che parlava di un viaggio spaziale, che questo viaggio spaziale era stato studiato in Africa e tutte queste cose qui. Quindi io ho dovuto giocare sulla sequenza delle immagini per giocare con il modo in cui la gente ha concepito la storia di questo libro. So this is like a small love story I made with the elephant and the astronaut. They meet, they say there is some sex. They say goodbye and he goes. So the sequence is not exactly the one you find in the book, but it's the easiest for me to explain. It's like the step on the moon. Is another icon from the space race, from the space traveling generally. So this step on the moon was taken outside my parents' house. I just like kneeling this like dig like that, and even with these shoes, and I just took the picture. So it is cheaper than going to the moon. Quindi la storia comincia con l'elefante che saluta l'afronauta, qualcuno ci ha visto anche degli accenni sessuali, e comunque l'elefante saluta l'afronauta, lui se ne va, poi va sulla luna. Diciamo che questa sequenza non è proprio quella del libro, però diventa più semplice per me descrivere un po' tutta la storia. E vedete qui l'impronta sulla luna, questa è stata presa, è stata fatta dietro casa mia, però è sicuramente più economica di un'impronta fatta effettivamente sulla luna. So in total I spent in doing the series, like in producing almost 50 images of an African space program, I spent 600 euros. That is what it costs. So it also was proof for me, because a lot of photojournalists, they always struggle because they want to go to some island in Papua New Guinea to document the last tribe, and they don't have the money, and there's always a problem with money. So for me, it's like, I'm going to do a space program in the 60s in Africa with just 600 euros, because it's the money I had.
In totale tutta questa avventura mi è costata 600 euro. Io ho utilizzato 50 immagini e... Sorry, 600 o 600? 600. Ok. Questa cosa mi ha dato molta soddisfazione, perché gli altri fotogiornalisti, gli altri fotoreporter hanno il problema che vogliono andare chissà dove a fare servizi di chissà quale tipo, però non hanno i soldi. Invece io con 600 euro sono riuscita a fare una missione spaziale partendo dall'Africa. This is another image that talks about the icons of Africa. It's the flies, and flies around the face. This is like the typical you get in refugee camps and things like that. So I always try to give a new version of, with the same elements but put in a different way. E questa è un'altra icona dell'Africa, le mosche. Purtroppo le mosche sono dappertutto, e questa è la mia versione delle mosche. Ho voluto dare appunto questa icona dell'Africa, però da un punto di vista diverso. And these images were taken, there's a lot of images that I took when I was in Senegal, in Africa, doing the spam series. I was taking pictures randomly, and they turned out to become like very important in the Afronaut, because I still needed something from Africa. Otherwise it was unbelievable, completely unbelievable. E molte delle immagini che ho utilizzato nel libro erano state scattate in Senegal nel periodo in cui stavo lavorando sugli spam, ed è stato molto importante per me avere quelle immagini, perché senza queste immagini prese effettivamente dal vivo in Africa il libro sarebbe stato incredibile. So there are other images. That this one was for example shot in Romania, and it's images that talk in a more poetic way about wanting to fly and not being able to, so just broken wings. It's a real simple associations. E questa immagine è stata scattata in Romania, e devo dire che le immagini spesso indicano in maniera molto poetica il desiderio dell'uomo di volare, desiderio di volare ma impossibilità di farlo. This is another image I took when I just from the car, and a baobab. Oh, look, a funny tree, and I take a picture. And then it becomes important. E questa è un'immagine di due baobab che è molto interessante e molto importante per l'economia del libro. Another icon is the soldiers. Soldiers in Africa, normally with a green background, normally in a very threatening attitude. So my soldiers are like doing stupid things, normal things. E un'altra icona dell'Africa è il soldato. Generalmente i soldati africani sono sempre visti come personaggi aggressivi, invece i soldati che io riporto nel libro stanno facendo delle cose banali, delle cose di tutti i giorni. This is another example of things that are around me and that I can just recycle and turn into something magic and mysterious. This is actually a mountain that is behind my school, behind the school I used to go. I was in that school for 10 years in Alicante, and right behind there is this mountain with this real shape of a skull that somebody painted in white. So it was something that I saw every day for hours. You could see that from the classroom. But when I was looking for just what can I do in Alicante that is strange and weird, I remembered the skull, and it turned out to be like a good idea, because it's like an incredible shape. And something incredible. People don't believe, they think I just did that on 3D or things like that, and it's something very familiar to me. È un esempio del cambiamento di punto di vista, e quindi del cambiamento di significato di un'immagine, è dato da questa foto. Questa è una montagna che si trova dietro la mia scuola. Io l'ho sempre vista tutti i giorni quando frequentavo la scuola d'Alicante, e non ci ho mai dato un grosso peso, ma nel momento in cui mi sono trovata in giro per Alicante a cercare delle cose strane, delle cose misteriose da poter inserire nel mio libro, mi sono ricordata di questa montagna, mi sono ricordata di questa forma a schele, a teschio, che è stata dipinta da qualcuno in bianco, e l'ho fotografata, e è diventata parte del mio libro, e raffigura in effetti una cosa misteriosa e magica, cosa che significato che non aveva mai avuto quando ero ragazza e andavo a scuola. Also, this was done in the outskirts of Madrid. There is, you know what, the cement trucks, the trucks that turn. So this is like a old ones all put together, and again, if you just isolate these parts
from what they really are, they become like space trash or old flying saucers. So I also did a photo session outside Madrid because I found just driving like, wow, this looked like funny. I was working for 1 year in the series, but not every day. I was just, oh, this is funny. So I was looking for astronauts everywhere, and it could happen everywhere. L'immagine di prima è stata presa fuori Madrid. Se vedete, sono in effetti i due cilindri di due betoniere, quindi oggetti comuni, che però messi insieme in questo modo ed isolati dal loro contesto, sembrano due navicelle spaziali. E in effetti molte fotografie che ho utilizzato nel mio libro sono state fatte nei dintorni di Madrid. Io diciamo che ci ho lavorato per un anno su questo libro, naturalmente non tutti i giorni, per cui durante quest'anno io cercavo astronauti dappertutto, dovunque vedessi qualcosa, qualche spunto che mi potesse servire per il libro, fotografavo. So this is the same idea, another training. This was done so quickly I could not even find an African model. He's Brazilian, but he has a funny hair, so it could work too. E io cercavo una madre africana, non l'ho trovata, lui è brasiliano, comunque andava bene lo stesso per il mio scopo. Well, another part of the story that is interesting is that they were training 10 men and one woman and two cats to go to the moon with a catapult system. They would go first to the moon and then to Mars. And the best trained was a woman. She was supposed to be the first one, the first African on the moon. And, well, that is an interesting data because I am not sure they wanted to make a gender statement. They didn't want to put the first woman on the moon and do like something about equality and things like that. I just think they wanted to try first with a woman, and if it works, then we try with the men. So, but I don't know. So eventually the woman fell pregnant, was pregnant from one of the other astronauts, and as she was best trained, she had to leave. And her parents came to bring her back to the village, and it was the end of the space program. This and that, they didn't get any fund from United Nations. Questa è una parte molto interessante della storia. In effetti, in origine, i possibili astronauti erano l'uomo, che avete visto prima, una donna e due gatti, che avrebbero dovuto essere catapultati prima sulla Luna e poi su Marte. Nel corso, il migliore studente si era rivelato essere la donna. E questa non è una cosa sessista, nel senso che non voglio dire che la donna fosse più capace dell'uomo e dei gatti, ma semplicemente probabilmente volevano provare prima con la donna, poi se andava bene mandavano anche l'uomo. Comunque alla fine questa donna è rimasta incinta, per cui ha dovuto lasciare il corso, ha dovuto lasciare il suo programma spaziale ed è dovuta tornare al suo villaggio con il suo bambino. So also pregnant African women is a strong cliché about Africa, so it was two things coming together naturally that could talk about the story, but also talk about the African cliché. Un altro cliché africano è appunto la gravidanza e la donna, perché sono due cose che vanno insieme, quindi costituiscono un'altra icona africana. Okay. Okay. I'm going to finish explaining the astronauts, and then we can do a little pause because I am an addict to cigarettes okay. And I need to smoke. Andiamo avanti ancora un po', poi ci fermiamo un attimo perché sono addict al tabacco. Nicotino dipendente. So when I was doing the astronauts also, I was doing many, many things. One of them was even related to a book I just published. I went to China, and we will talk about that later. But I was also on assignment with the Red Cross in Palestine. So I just did the pictures they wanted in Ramallah and in Hebron. And the last day, I had nothing to do and I rented a car and decided to drive around and wanted to go to the Dead Sea. Dead Sea? Yes. Where everybody floats a lot. Because I thought it could be interesting because it's like a strange phenomenon that this high floatability. So I was very lucky. I think I've been very lucky in the last 3 years, but that is where my luck started. Because there was a group of African immigrants having a mud bath in the Dead Sea. So in front of me, there was something that I could have never imagined. My imagination could not reach that far.
and I could have never said, like, prepare. It's impossible that I get 15 blacks having a bath in the Dead Sea. It's impossible. So I just went to them and I explained them the project. They started like showing off the muscles and things like that. And I took a lot of pictures of them. And these are just some of them. Sempre nel periodo in cui stavo lavorando sugli afronauti, facevo naturalmente molte altre cose. Una cosa di cui vi parlerò più tardi, un libro che avevo già pubblicato nel periodo e stavo andando in Cina in quel periodo, quindi mi recavo spesso in Cina e poi collaboravo con la Croce Rossa in Palestina a Hebron. E l'ultimo giorno della mia permanenza in Palestina ho deciso di andare sul Mar Morto perché volevo vedere da vicino questo fenomeno interessante dell'acqua molto salina che permette alle persone di camminarci sopra. E quel giorno sono stata molto fortunata, a dir la verità negli ultimi 3 anni sono stata molto fortunata, però diciamo che la mia fortuna è cominciata quel giorno perché ho trovato la bellezza di 15 africani che stavano facendo il bagno nel fango. Quindi una cosa che non avrei mai immaginato, era andata completamente oltre le mie aspettative, per cui ho fermato questo gruppo di africani, ho spiegato loro qual era il mio progetto e ho chiesto di fare delle foto e ho fatto numerose foto che poi ho utilizzato nel libro. Yes, these are some other images from when I was in Africa. This is another. I used a lot of archive images of previous trips. So in 2005, I think I went to the U.S. to the States, and I was very interested in all these legends and urban legends. And so I decided to go to Roswell. I don't know if you know. This is a small village in New Mexico where the aliens supposedly landed and arrived. So. They have an alien museum with very funny things hanging on the walls. But they have a diorama where they reenact and reproduce the autopsy of the alien. So this is really like an image that I took, like a tourist would do, like, oh, an alien, click. And never throw away my archive. And that's a big advice maybe I can give you. Never throw again anything, because you don't know when you're going to need it. When I, like 3 or 4 years later, I needed a picture of an alien. And I had 2 options. Either I make an alien, either I find an alien, or I use something I have. So it is... again, just having a big perspective on where you've been and how you can use images that maybe were meaning something 2 years ago, but now can mean something completely different. Naturalmente nel libro ho utilizzato anche molte foto di archivio. Questa qui per esempio è stata scattata nel 2005 negli Stati Uniti. Io nel 2005, appunto durante il viaggio negli Stati Uniti, ho cercato di scoprire tutte, di informarmi su tutte quelle leggende metropolitane che girano. Una di queste è quella di Roswell. Sicuramente saprete che Roswell è una cittadina nel New Mexico dove si dice che negli anni 50 siano atterrati gli alieni, e lì naturalmente vendono tante cianfrusaglie sugli alieni, hanno un sacco di schifezzine appese al muro, sempre basate sugli alieni, però hanno anche dei modellini tipo questo. Questo riporta l'autopsia che si dice sia stata fatta sul corpo di un alieno. E quando mi sono trovata davanti a questo modellino, io ho fatto come ogni turista che passa da Roswell, ho scattato una foto e ho deciso di tenerla, perché io non butto mai niente, perché non si sa mai, un giorno o l'altro mi potrebbe sempre servire una foto di un alieno, potrei decidere di scrivere un libro sugli alieni, quindi a quel punto o incontro un alieno e lo fotografo dal vivo, oppure mi tengo questa foto che ho fatto nel 2005, per cui io ritengo che sia sempre molto importante avere un archivio di fotografie. Well, this is another image of the Dead Sea. Un'altra immagine del Mar Morto. These are simple ideas, like in Africa there is malaria, there is all these mosquitoes, and there is epidemics. So this is a picture I took in Senegal when I was there. It's a picture just of a lot of mosquitoes killed on the wall. So the only thing I did is to rearrange the shape of the marks of the mosquitoes killed on the wall, so I had a constellation. So it's always like a domestic and space, and how you can see space and the cosmos everywhere.
E questa è un'idea semplicissima. Un'altra icona, un altro concetto che noi abbiamo dell'Africa è legato alla malaria, alle zanzare, alle epidemie. Questa è una foto che io avevo fatto in Senegal, sono delle semplicissime zanzare su un muro, però io ho riutilizzato questa foto, le ho dato un nuovo significato, l'ho resa quasi una costellazione di zanzare. Quindi c'è un incrocio fra il domestico, quindi il concetto di casa, di domestico, e lo spazio, quindi la costellazione, il concetto di spazio. The cat. Il gatto, l'altro studente, uno degli studenti dei... Yeah. So yes, I had to make a spacesuit for the cat as well, and the cat obviously is not the cat that I would have loved, but it's the only one I had to. This doesn't look like the cat you have in Africa. It's a very posh cat, but it's the only one I had around, and she was not very happy to be in the picture, as you can see, and she just ran away. I could take just like two images, ask my friend to just throw the cat and click click, and then the cat ran away. So that is why maybe being well trained in the newspaper is important for, because many times you just have very little chance to get the image you want. So if you are well trained, you just don't need more. It's just like, okay, with two images is enough. E questo è il gatto, appunto, che ha partecipato al programma spaziale. Naturalmente abbiamo dovuto fare una tuta spaziale anche per il gatto. Purtroppo non ho potuto procurare un gatto africano, però ritengo che i gatti in Africa siano più o meno così. Naturalmente devo sottolineare che la gatta non è stata felicissima di fare la modella, anche perché mentre io scattavo le foto c'era un'amica che la buttava all'aria per garantire le diverse pose. A un certo punto la gatta è scappata via e ho avuto la conferma che nel mio lavoro devi avere la fortuna di inquadrare, di prendere l'inquadratura giusta con la prima fotografia, perché potrebbe capitare che la seconda occasione non ci sia più. What else? This was shot in Palma de Mallorca. This one is maybe interesting because it was shot in Italy. So let me try to show you. This is actually just something floating on a lake. And it was done in near Perugia. My sister has a house there, and I was just in the summer when I had holidays, that is 2 years ago. And I just saw this, and I took a picture with the iPhone. And when I saw it on the screen, I was like, wow, this is interesting. And you turn it upside down, and it becomes a flying saucer. Quindi questa foto è una foto molto interessante che è stata scattata in Italia e sembra qualcosa che vola, però in effetti non è altro che un oggetto che galleggia sull'acqua, sull'acqua di un laghetto vicino Perugia. Mia sorella ha una casa vicino Perugia, io in estate quando posso vado a passare un periodo di vacanza da lei, e questa foto è stata scattata con l'iPhone. Mi è sembrato interessante questo oggetto che galleggiava sull'acqua, poi l'ho girata e alla fine è diventato un oggetto volante. So I think I really wanted to experiment and to try and to push the boundaries of what is manipulation in photography. There is a very strong debate on that in photojournalism. Every year we have the same debate on the World Press Photo, and if it's too much post-produced, not enough, where is the truth, what are the limits, the ethics, blah, 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 right? It's so boring. So this is manipulation without touching one pixel. You just turn it upside down. That is something you could do with a print. And you turn a normal picture of something that is not interesting, something floating on a lake, into a flying saucer. So it's also like a hint to manipulating photography. And in a way, the Afronauts was, for me, a very good therapy to just get rid of all these limitations that, and yes, the very strict frame within you have to move if you're doing documentary work. E in effetti io volevo sperimentare, volevo manipolare le foto e in un modo molto personale, senza nessun tipo di limite. E in effetti questa è manipolazione. Io qui ho manipolato una foto senza toccare un solo pixel di questa foto. Mi sono semplicemente limitata a girarla, a metterla a testa in giù, e ho reso un oggetto
galleggiante, un UFO, questo è un vero e proprio UFO. Quindi con la creazione di questo libro degli Afronauti mi sono effettivamente liberata dei limiti che sentivo che mi costringevano nel mio lavoro. And we are almost finishing. This is the image. I always have problems with ending the story because you have to, when you end the story, you're just giving your opinion, you're giving your idea. You are explaining what happens, but the end is very important because that is the conclusion that you give what you think. So in this one, I had to be very careful because I know that the story is funny. I know it has a lot of potential, I know it's unbelievable and so on, but what do I want to say about that? Do I agree? Is it funny? Do I feel it's like poor people, they are ridiculous, or do I, in the contrary, do I admire their will and their what they wanted to do? So it was very hard for me to find an image to that expresses my opinion about the story. And I was lucky enough to just go again and go back to my archive. And I found this image that was also shot in Utah, I think. I can't remember, somewhere in the States. You know where the mountains of the Marlboro advertising are? It's a Monument Valley. I think it's Utah, I don't know. So I remember that with the boyfriend I used to have, he decided to go for a walk in the desert, and it was night and he hadn't come back, so I said, okay, maybe I need to go and look for him. And after walking 5 minutes, I say, no, I'd rather he get lost than come back to the parking. I don't mind because it's dark, it's in the desert. So I was walking back to the parking lot, that is the lights you see in the background, and something just passed very close to me, it's sort of animal, and it was actually a coyote who was going to the parking lot to get the remains of the food that the tourist left. And he just stopped for 2 seconds, and I just took, maybe I have 4 pictures, and three of them are obviously moved and blurred, and this is one, just one that is sharp enough to use. So it was for me a good way to express what I wanted to say with this series, that is, the connection between cosmos and human beings, or just natural beings, that everybody has a connection, that everybody is allowed to dream, and everybody is allowed wanting to understand what the universe is about. And it was just like a chan chan, you know, like in the movies when you finish with a beautiful music, without actually saying if it was a ridiculous attempt, if it was a honorable attempt. It's just like, okay, everybody can dream. And that's the way of finishing the story. Io, dopo appunto aver lavorato tanto sul libro, ero giunta alla conclusione della storia, però io ho sempre avuto il problema di concludere una storia, perché la conclusione di una storia, la fine di una storia, vuol dire anche l'espressione della propria opinione. Quindi negli Afronauti io ho dovuto essere molto cauta, perché con l'ultima immagine avrei dovuto trasmettere che cosa volevo dire, qual era il mio messaggio riguardo al libro. E era molto difficile trovare un'immagine finale, e fortunatamente nei miei archivi ho trovato questa fotografia che era stata fatta nello Utah. Ricordo che in quel periodo, durante quel viaggio, il mio ragazzo di allora decise di fare una passeggiata nel deserto, e a un certo punto non tornava. Io ho cominciato a cercarlo, dopo 5 minuti sono tornata indietro perché avevo paura di perdermi nel deserto. Nel frattempo, mentre aspettavo il mio ragazzo, sono tornata al parcheggio e è passato un coyote molto vicino a me. E probabilmente questo coyote veniva nell'area di parcheggio a cercare resti di cibo. Comunque è passato giusto per 2 minuti il tempo di prendere, di fare questa fotografia, e ho pensato che questa fotografia potesse essere un ottimo modo per esprimere la mia opinione finale sul libro. In questa immagine io vedo la connessione fra lo spazio e gli esseri umani, o comunque fra lo spazio e gli animali in genere. Tutti gli esseri viventi hanno una connessione con lo spazio, e tutti gli esseri viventi hanno un sogno. Quindi credo che questa immagine possa dire quello che io penso del libro. Io non voglio esprimere concetti sul fatto che il libro possa essere buffo, no, possa essere strano, no, possa essere surreale o no. Io voglio soltanto esprimere con questo libro il concetto che tutti hanno questo collegamento con lo spazio, e tutti hanno il sogno di poterlo eventualmente raggiungere.
So, this is a series. I can show you the PDF of the book and explain to you what happened with the book, but I think it might be interesting for you after the pause. Quindi vi farò vedere il PDF del libro e vi spiegherò che cosa è successo con il libro dopo la pausa.